Raffiche di vento registrate intorno ai 95 km orari si sono abbattute sabato mattina scorso a Fano, creando non pochi disagi alla circolazione delle auto e danni a beni pubblici e privati. Diversi gli alberi sradicati dalla forza del vento, alcuni di questi finiti sopra le macchine in sosta, e numerosi gli interventi dei vigili del fuoco sia a Fano che in tutta la provincia. Già dalle 3:30 di notte è stato aperto il centro operativo comunale e dalle prime ore del mattino i pompieri, polizia locale, le ditte del comune, ASET e la protezione civile si sono subito messi al lavoro, coordinati dall'ufficio tecnico, per intervenire nelle situazioni di emergenza. In via 4 novembre un palo in cemento dell'elettricità si è completamente sfarinato, cadendo sulla strada. Sempre nella nostra città danni si sono verificati anche ai capannoni dei carri del carnevale. Queste immagini sono state registrate sabato mattina alle 9 e mostrano il primo portone dell'hangar devastato dalle forti raffiche di vento. Alcune pannellature coibentate sono state spazzate via. Per fortuna il fatto è successo alle prime luci dell'alba e non si registrano danni a persone o cose. Una situazione, quella della fabbrica del carnevale, che è diventata insostenibile, ha affermato la presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Giammarioli. Noi abbiamo avvisato con mail e anche informalmente più volte il comune, gli assessori, anche per la questione dei portoni, che non hanno mai avuto in questi vent'anni manutenzione, così come tutti i capannoni. Piove ancora dentro, ma moltissimo, con i carri nuovi che si stanno costruendo, e i portoni sono tutti arrugginiti, per esempio le plafoniere su in alto sono tutte arrugginite, se dovessero cascare potete capire che cosa può succedere. Io non voglio fare polemiche con nessuno, perché in questi casi non è che servono le polemiche, però bisogna intervenire immediatamente. Ovviamente è già stato avvisato il comune, che capisco avrà tanti interventi, però fra 2 mesi c'è il carnevale e oltretutto se si rovinano le opere dentro è tutto a rischio. E poi ne va della sicurezza di chi lavora all'interno dei capannoni. La sicurezza ovviamente prima di tutto. Noi quello che potevamo fare è di avvisare, sono venuti tecnici anche del comune, però non si è visto nessuno. Quest'estate c'era la possibilità di operare sul tetto e anche sui portoni, perché poi con il brutto tempo è molto più complicato, quindi non è che ha dito niente nessuno, però il problema vediamo che c'è, e se veramente teniamo questa manifestazione bisogna che ci sia una manutenzione in questi capannoni, non solo per la manifestazione in sé, ma per tutto quello che gira intorno di lavoro per tutte queste maestranze. Per capire lo stato degli hangar di proprietà comunale, il comune ha contattato i tecnici che hanno fatto un ulteriore sopralluogo, indicando le varie criticità delle tre strutture, come i portoni arrugginiti, infiltrazioni sul tetto e ruggine in vari punti, ovvero le stesse cose segnalate più volte. Nelle prossime ore si avvierà la sistemazione del portone e poi, in un secondo momento, tutte le parti ammalorate.